Ciao, sono sempre io, Andrea di Langa Studios, e oggi vi parlerò di un intervento social molto particolare, ovvero quello di promuovere in maniera molto molto delicata un'agenzia di pompe funebri. Vi faccio vedere come abbiamo fatto. Appunto, come vi dicevo prima, l'argomento agenzia funebre sui social è molto particolare, non solo per l'oggetto, ma per l'approccio che si può avere. Quindi, possono esserci due strade per quanto ci riguarda: l'approccio ironico, un po' scherzoso, per esorcizzare anche l'argomento, oppure un approccio un po' più distaccato, serio, professionale. Non che uno sia migliore dell'altro, però semplicemente sono due strade diverse da intraprendere. Dopo aver parlato a lungo col cliente, il nostro team social ha deciso di focalizzarsi sullo sviluppo di un taglio comunicativo molto molto serio. Come lo abbiamo espresso? Tramite l'utilizzo di font graziati con post ben strutturati. Uno schema utilizzato è quello di dare spazio a frasi e citazioni su sfondi non troppo accesi, dalle tonalità sobrie, oppure, dato che parliamo di un'attività molto vicina alla sfera della spiritualità, post dedicati alle feste religiose, cristiane e non solo durante l'arco dell'anno. Per noi è stata una vera sfida, perché trattare argomenti così complessi sui social non è mai facile e l'errore è dietro l'angolo. La squadra dedicata a questo progetto ha avuto comunque il merito di svolgere un grande lavoro di analisi prima di iniziare e quindi, avendo individuato il target corretto e i gruppi giusti per una strategia di condivisione e crescita organica, ad oggi la pagina raggiunge un numero che varia dalle 1000 alle 3000 persone per post, il che per un'agenzia funebre sono numeri di tutto rispetto, specie considerando che questo cliente ad oggi si sta improntando verso una realtà più imprenditoriale con brand strutturati e definiti.